Siccome, come spesso si dice, piove sul bagnato, per l'allenatore della Lucchese Guido Pagliuca ormai diluvia. Il tecnico rossonero è stato infatti squalificato per altre 3 giornate dal giudice sportivo, doveva ancora scontarne una della precedente sanzione. La motivazione parla di un Pagliuca che, postosi in prossimità della panchina, rivolgeva espressioni gravemente offensive all'indirizzo di un assistente arbitro, reiterando la condotta anche nel secondo tempo. Ciò significa che Pagliuca dovrà restare in tribuna per altre 4 giornate e tornerà in panchina solo il 27 aprile, in occasione della gara interna con il Forcoli. Insomma, non pare esserci pace per questa Lucchese, che laddove non ci sono i problemi va a cercarsi. Inoltre, comminati 2.000 euro di multa alla società e diffida del Porta Elisa, poiché i tifosi per gran parte del secondo tempo rivolgevano espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti di un assistente arbitro. Ed ancora, al termine della gara, lanciavano alcuni sputi all'indirizzo dell'arbitro e dei giocatori della squadra avversaria della Virtus Castelfranco. Una giornata di squalifica all'attaccante Luca Caboni, ma questa non è una sorpresa. Un bollettino pesante proprio nella settimana in cui la Lucchese ha dimezzato lo svantaggio dalla Correggese. A proposito, 2 giornate anche all'allenatore degli emiliani Bagatti, e nella quale si dovrà preparare con scrupolo e attenzione la trasferta di Palazzolo.